vede la luce Gregorio Paltrinieri in fondo al tunnel di questi 1500, stile libero, impazzisce il box Italia, è da solo Gregorio Paltrinieri, torna ad essere il re, torna ad essere il dominatore, è medaglia d'oro per l'Italia, 14:32,80, migliora ulteriormente il record europeo per la terza volta sul tetto del mondo nella gara più lunga del mezzo fondo, ha polverizzato tutti. E Alessandro Mirenzi che adesso va al contrattacco, cerca il sorpasso, lo trova per pochissimo nei confronti di Ryan Held che prova a resistere fino alla fine, l'Italia però è davanti, ancora una volta è stata scritta la storia alla Dura Arena, Italia medaglia d'oro, Italia sul tetto del mondo. Ed eccoci qui di nuovo, bentornati, e non poteva chiudersi in modo migliore il mondiale per l'Italia del nuoto. Una giornata conclusiva assolutamente straordinaria, che forse nei nostri sogni era così, ed è andata davvero in una maniera che ci ha fatto emozionare. Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro nei 1500 metri in una gara in cui nessuno probabilmente quest'oggi lo vedeva come vincitore. Si parlava di podio, di possibile lotta al podio, c'era un campo partenti davvero di grandissima qualità, c'era il campione olimpico Fink, c'era il tedesco Welbrock, l'ucraino Romanchuk, insomma era un lotto di partenti davvero stracompetitivo, e ci si chiedeva alla vigilia: ma riuscirà Greg a vincere una medaglia, salire sul podio? Signori, Greg ha fatto qualcosa di incredibile, perché ha vinto non solo una medaglia, ha vinto la medaglia d'oro con una gara dominata dalla prima all'ultima vasca, ha imposto il suo passo, è partito con una gara d'attacco più o meno la stessa tattica che fece l'anno scorso a Tokyo negli 800 metri. Anche lì a Tokyo non si aspettava Greg Paltrinieri come protagonista dopo la mononucleosi, i problemi che aveva avuto, è arrivato fortemente debilitato a quelle Olimpiadi. Però con questa gara d'attacco riuscì a sfiorare quasi la vittoria, poi perse soltanto perché nel finale ci fu Fink che lo bruciò proprio sul traguardo, ma fu una condotta di gara all'attacco anche quella. Quest'oggi è stata una gara all'attacco, dalla prima all'ultima vasca, un passo praticamente costante quasi sempre per tutti i 1500 metri di gara. È andato sotto il record del mondo per tutta la gara, salvo poi vedesselo sfilare negli ultimi 100 metri, perché il parziale con cui concluse Sun Yang quando fece il record mondiale fu un 100 assolutamente mostruoso. Ma a nostro avviso questo tempo di oggi di Greg Paltrinieri, che è il nuovo record europeo che lui stesso teneva e che quindi ha migliorato, rappresenta assolutamente forse il vero record del mondo, perché tutti quanti sappiamo Sun Yang, la sua storia, chiacchieratissimo, squalificatissimo per doping e tutte le querelle che si sono create sul suo nome. Insomma, a nostro avviso questo è davvero il record mondiale reale dei 1500 metri stile libero, e lui è tornato quest'oggi, Greg, con grandissimo orgoglio, è il suo terzo titolo mondiale in questa distanza, il quarto complessivo perché ne vanta anche uno sugli 800 metri. E che cosa dire, Gregorio Paltrinieri è ormai uno dei più grandi nuotatori al mondo, ma è probabilmente il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi, e su questo penso che non si possa discutere al giorno d'oggi davvero, perché le sue imprese, il suo palmarès parlano chiaramente per lui. Oggi una volta ancora ha scritto il suo nome nella storia dello sport italiano, così come ha fatto la 4% mista, perché anche qui rientra un po' in tutto quello che si è visto in questi mondiali, il mondiale del mai visto prima per l'Italia, perché a parte l'oro di Greg che avevamo già visto altre due volte, i restanti 4 ori sui 5 totali non erano mai stati visti prima. La 4% mista con lanciata alla grande da Thomas Ceccone, il campione del mondo dei 100 dorso, ricordiamolo sempre, con record mondiale, anche questo mai accaduto prima. Nicolò Martinenghi in seconda frazione nei 100 rana, anche lui campione del mondo dei 100 rana, e anche lui a conquistare un titolo mai vinto prima dall'Italia. Federico Burdisso nella frazione a farfalla, lui che aveva vinto l'anno scorso il bronzo nei 200 farfalla, quindi non era in gara nei 200 farfalla, ricordiamolo. E poi la frazione conclusiva di Alessandro Miressi, che si è comunque ritrovato nel momento più importante dopo qualche problemino a inizio campionati, soprattutto nella staffetta 4% stile libero, che comunque era riuscito a salire sul podio al terzo posto, confermandosi
tra le migliori al mondo, una finale nei 100 stile libero e qui una bellissima ultima frazione per battagliare con gli Stati Uniti. Stati Uniti che è vero a cui mancava Caleb Dressel per problemi non precisati, lui ha abbandonato questo campionato del mondo, non si è ben capito, una vicenda ancora un po' oscura, si parla di problemi di salute, problemi personali, c'è molta, non si sa, c'è davvero molto, un po' di mistero su questa vicenda, ecco. Però sta di fatto che l'occasione andava colta quest'oggi ed è stata colta, ma comunque sia l'Italia, anche se avesse dovuto trovare un'America fortissima, sarebbe arrivata comunque al secondo posto, avrebbe comunque fatto meglio di quanto fatto ai Giochi Olimpici dove fummo bronzo, e questo dimostra ancora una volta la crescita assolutamente incontestabile del movimento natatorio italiano. E una medaglia d'oro stupenda, e la faccia degli americani al termine la dice tutta su come davvero non riuscivano ancora a capacitarsi. L'America che in questo mondiale ha vinto tantissimo, è stato un mondiale dei record per gli Stati Uniti, e gli va a mancare proprio la medaglia della 4% mista uomini, quindi davvero gli ha fatto decisamente male questa sconfitta. Noi siamo specialisti un po' dall'anno scorso con Tokyo di andarci a prendere delle medaglie meravigliose a sorpresa e regalarci, che ci regalano delle emozioni grandi davvero. E forse sì, forse di nuovo stiamo vivendo l'inizio di una nuova estate azzurra, ce lo auguriamo. L'avevamo detto nella prima puntata del podcast speciale estate 22 che speravamo che con i mondiali di nuoto potesse partire una nuova onda azzurra come quella dello scorso anno, e devo dire che questo mondiale ci ha assolutamente riempito di gioia, ci ha riempito gli occhi di bellissime gare, di bellissime emozioni, e stiamo ancora più carichi per quello che dovrà arrivare ancora in questa estate. Oggi anche l'argento di Benedetta Pilato nei 50 rana era la sua gara, era molto attesa. Possiamo dire, non possiamo parlare di delusione, ma comunque lei era forse l'oro atteso di questa giornata, ed è arrivato invece l'argento perché non ce l'ha fatta a battere la lituana Meliutite. Lei che vinse l'oro praticamente bambina alle Olimpiadi è tornata dopo qualche anno di quasi anonimato, insomma è tornata a vincere un titolo mondiale nei 50 rana. Comunque un grande mondiale per Benedetta, anche lei oro nei 100 rana, mai vinto prima da una donna nella storia dei mondiali, un oro nei 100 rana, finalmente diventa grande anche nella specialità olimpica, nella gara olimpica, si porta a casa anche l'argento nei 50, e adesso veramente Benedetta, che ha soltanto 17 anni, non dobbiamo mai dimenticarcelo, può davvero lanciarsi nella sua carriera e prendersi il posto di atleta azzurra più importante del movimento, perché oltre lei abbiamo avuto in questo mondiale il bronzo di Simona Quadarella, che comunque si è riscattata dopo un deludente 1500 in cui anche lei era rimasta molto male, si è saputa riscattare, ha vinto questa medaglia di bronzo dietro una Ledecky assolutamente mostruosa, inarrivabile, l'argento della Sivana Melverton, dopodiché c'è lei che in pratica ha sfiorato anche l'argento, quindi si è assolutamente riscattata ed è pronta per un grande campionato europeo in cui l'Italia giocherà le sue carte a Roma dall'11 al 21 agosto, e siamo sicuri che sarà un europeo davvero scintillante per il nuoto italiano in casa, con tutto il pubblico a spingere i nostri. Siamo pronti a un'altra decina di giorni di grandissimo spettacolo e di grandi emozioni, e sicuramente Simona Quadarella sarà tra le protagoniste principali del nuoto italiano. Per quanto riguarda invece le altre ragazze, il quarto posto di Margherita Panziera, non c'è stato moltissimo da parte delle ragazze in questo mondiale, brave a qualificarsi anche nella staffetta mista nella 4% quest'oggi, però diciamo che il movimento femminile vede sicuramente in Quadarella e Pilato in questo momento le sue punte, e c'è qualcosa che va rinnovato. Comunque sia, stiamo aspettando delle nuove leve, sì, si vede qualcosa di interessante, però stiamo aspettando che anche a livello femminile comunque si possa vedere quello che abbiamo visto in questo mondiale a livello maschile. E non dobbiamo mai dimenticarci che l'Italia ha vinto in questo mondiale il maggior numero di medaglie possibili nella sua storia.
precedente record era di 8, risaliva proprio a Guangzhou 2019 e qui sono state vinte 9, in realtà potevano essere anche 10 perché Thomas Ceccon quarto nei 50 d'orso oggi, in realtà era stato dato poi al terzo posto per una squalifica di chi lo precedeva, ha preso anche la medaglia sul podio, però poi un controricorso degli americani ha portato di nuovo Ceccon fuori dal podio, quindi le medaglie alla fine l'abbiamo saputo dopo al termine delle gare, quest'oggi le medaglie sono 9 e non 10, ma ciò non toglie assolutamente nulla alla spedizione italiana, ripeto, la migliore edizione di sempre di un mondiale per quanto riguarda il nuoto. E comunque nella rassegna delle medaglie dobbiamo ricordare anche che Martin Enghi aveva vinto anche giorni fa l'argento nei 50 rana, quindi questo per completare il quadro su tutte le medaglie vinte dall'Italia in questi mondiali. Mondiali che continuano e che hanno dato soddisfazioni peraltro anche nel sincronizzato, che adesso si chiama nuoto artistico. Due medaglie d'oro grazie al misto con Minisini e Ruggero. Minisini, che era stato il primo italiano in coppia con la Flamini in quell'occasione nel 2017 a vincere un oro nella storia del sincronizzato, e inoltre anche il bronzo della squadra nel programma libero e l'argento oggi sempre della squadra nel programma, nella specialità highlight. E questa è una cosa importantissima perché vincere l'argento nel nuoto artistico, nel sincronizzato, per l'Italia vuol dire davvero aver fatto un passo enorme in avanti, in quanto si parla sempre spesso di questa assenza della Russia, sappiamo tutti come la Russia sia dominatrice di questo sport. Ecco, se tu porti la squadra in una competizione mondiale al secondo posto, vuol dire che saresti salito sul podio comunque anche se ci fosse stata la Russia in gara, e quindi questo rende ancora più prestigioso il risultato delle ragazze quest'oggi. E non finisce ancora qui il mondiale, perché abbiamo anche la pallanuoto. La prossima settimana ci sarà il clou di questi tornei, sia al maschile che al femminile. La squadra femminile è già ai quarti di finale, ha battuto la squadra padrona di casa dell'Ungheria, una bellissima partita, quindi si è già guadagnata l'accesso ai quarti, non è una cosa da poco. È comunque questo un risveglio già per il Sette Rose, che aveva mancato qualificazione a Tokyo 2020. Già vederlo qui competitivo, aver battuto l'Ungheria di fronte a una piscina tutta esaurita a tifare per le maggiare, vuol dire che si sta lavorando bene, Carlo Sillipo sta lavorando bene con queste ragazze, quindi speriamo ci diano altre soddisfazioni in questo mondiale, così come il 7 è bello, che ancora deve un attimino assestarsi, ma il mondiale è lungo e vedremo cosa combineranno anche i ragazzi di campagna. Quindi un mondiale che prosegue anche col nuoto in acque libere già da domenica con la staffetta, e poi attenzione soprattutto a Paltrinieri, che sarà in gara ancora nelle gare di distanza, inclusa la 10 km la gara olimpica, e quindi possiamo davvero davvero ancora divertirci tanto in questa settimana. Sempre in questo weekend, parlando di sport olimpici, si stanno svolgendo a Rieti i campionati italiani. C'era moltissima attesa quest'oggi per il rientro in gara di Marcel Jacobs dopo più di 30 giorni di stop dovuto al suo infortunio. C'era molta attesa, non sapevamo, inizialmente non doveva gareggiare quest'oggi Marcel Jacobs a Rieti, poi lui stesso si è voluto iscrivere, anche ovviamente concordando il tutto con il suo coach Paolo Camossi, e quindi ha riassaggiato la pista in gara Marcel Jacobs, una semifinale 10-17 e poi una finale vinta comunque in 10-12 con vento contrario di meno 0-9 contro, battendo il Citurali e Filippo Tortu, poi a seguire anche Lorenzo Patta e gli altri. 10-12 il suo tempo, appunto, come detto. Jacobs, che è apparso un po' ancora legnoso, sicuramente non riesce a spingere al massimo la sua macchina, il suo motore, questo si è visto chiaramente, però lui comunque ha detto nell'intervista post gara che era importante tornare, che lui sta tornando e che doveva riassaggiare la pista in competizione, quindi diamo fiducia allo staff di Marcel Jacobs e a lui. Lo rivedremo in pista giovedì prossimo 30 giugno nel meeting di Stoccolma della Diamond League, e sarà un test importante, sarà l'ultimo test prima dei mondiali, poi dal 14 di luglio
E quindi speriamo che Marcel riesca a recuperare la sua condizione migliore per il mondiale. Sicuramente non sarà facile, dobbiamo dirlo chiaramente, perché questo stop di quest'anno è stato molto fastidioso. È stato uno stop che ha portato via tanto lavoro a Jacobs, gli ha fatto perdere decisamente molto. Quindi se riuscisse a recuperare, a essere in forma per i mondiali, sarebbe davvero un qualcosa di assolutamente sorprendente. Quindi noi speriamo ci sorprenda Marcel e ci auguriamo di vederlo al massimo. Poi ci sarà occasione di parlare in maniera più approfondita dell'atletica verso i mondiali, soprattutto quando andremo in avvicinamento al mondiale di metà luglio. Per il momento la notizia di oggi era questa, poi domani ci sarà in gara anche l'altro campione olimpico Jimbo Tamberi e quindi vedremo che cosa combinerà il buon Jimbo nella gara del salto in alto. E comunque ripeto, faremo una panoramica poi sull'atletica quando sarà il momento di avvicinarsi sempre di più al mondiale di atletica. Una doverosa parentesi va fatta anche per la scherma. Avevamo parlato nel primo episodio di questo speciale estate 22 dello svolgimento dei campionati europei di scherma in Turchia ad Antalya, e visto che anche questo campionato europeo è finito possiamo tracciare il bilancio anche di questa rassegna. Durante Tokyo era salita molto la ribalta il fatto che l'Italia non avesse vinto medaglie d'oro nella scherma, pur comunque conquistando le medaglie. Era da tantissimo tempo che non accadeva questo alle Olimpiadi, addirittura da Mosca 80. E insomma sono cambiati alcuni tecnici, c'è stato un rinnovamento in qualche modo, sta cominciando sicuramente, e l'Italia comunque ha vinto il medagliere a questi campionati europei di Antalya, dove ricordiamo sempre era assente la Russia. Russia che negli ultimi anni è stata una grande potenza anche grazie ai tecnici italiani, che sicuramente molto hanno fatto. Ma l'Italia ha conquistato 14 medaglie in Turchia, 4 ori, 7 argento e 3 bronzi, mettendoci alle spalle la Francia che con 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi è al secondo posto del medagliere. L'Italia ha vinto l'oro nel fioretto individuale maschile con il campione olimpico Daniele Carozzo, podio tutto italiano con Tommaso Marini argento e Giorgio Avola bronzo. Poi ha vinto nel fioretto a squadre maschile, anche qui sempre con Carozzo, Marini, Foconi e Bianchi. Ha vinto nella spada a squadre maschile con Santarelli, Di Vero, Vicimini, Vismara. E poi al femminile ha vinto ancora una volta il fioretto femminile a squadre con Enrico, Favaretto, Palumbo e Volpi. Poi le altre medaglie sono arrivate comunque, le ragazze hanno fatto 3 argenti nelle gare individuali, la Enrico nel fioretto, la Fiammingo nella spada e la Gregoria nella sciabola, più anche Alice Volpi bronzo nel fioretto e Marana Maria bronzo nella spada. E poi 2 argenti delle gare femminili della spada a squadre e nella sciabola a squadre, mentre invece al maschile altre medaglie sono arrivate con quelle già dette del fioretto individuale, l'argento nella sciabola di Luca Curatoli. Questo dunque è il bilancio di tutto l'europeo per l'Italia. Le vedremo ancora questi ragazzi a luglio con il mondiale in Egitto, il Cairo, sarà l'appuntamento più importante della stagione e sicuramente potremo avere un quadro ancora più approfondito sullo stato della scherma italiana in questo momento verso Parigi 2024, quando tutti quanti noi ci aspettiamo che tornino gli ori. Anche se ricordiamolo sempre, la scherma è uno sport che negli ultimi anni ha visto la sua competitività internazionale molto molto in espansione. Se prima erano pochi i paesi che conquistavano medaglie, adesso i paesi che conquistano medaglie nella scherma sono davvero tanti, quindi soprattutto a livello internazionale più che europeo assistiamo assolutamente a una competitività molto importante che crea maggior difficoltà ovviamente di dominio rispetto a quello che accadeva negli anni passati. E quindi per il momento è tutto, noi ci troviamo in un prossimo appuntamento sempre con l'Olimpo Podcast che vi accompagnerà per tutta l'estate 2022, l'estate sportiva, dove c'è appunto tanto da vedere per tantissimi sport. Quest'oggi ci siamo concentrati ovviamente sulla conclusione dei mondiali di nuoto e su quello che hanno rappresentato per l'Italia. Vi ricordo, innanzitutto ringraziando chi è arrivato fino a qui alla fine del video e grazie a tutti per l'ascolto, ci sono disponibili sul canale una clip che celebra tutte le medaglie azzurre in questo mondiale di nuoto per quanto riguarda il nuoto. Poi
ci sono anche altre video notizie riguardo la giornata di oggi, gara di nuoto, la corsa di Jacobs a Rieti. Nei prossimi giorni non mancheranno altre notizie, tornerà nuovamente in podcast, ci avvicineremo poi ai mondiali di atletica, seguiremo gli altri sport olimpici a cinque cerchi, insomma l'estate sportiva qui su Cerchi di Gloria sarà sempre a vostra disposizione. Insomma, cerchiamo di condividere tutti quanti insieme la passione per le Olimpiadi, per gli sport olimpici, nel miglior modo possibile. Grazie a tutti voi per l'ascolto e alla prossima.